quindi San Severino, Cavola, Costiera Amalfitana, con problematiche differenti ma di fatto simili di base. Sì, siamo stati attenti a far passare questo periodo perché poteva sembrare un attacco anche politico ad una gestione che di fatti ha dimostrato in tutti questi ultimi mesi la sua inadeguatezza. Abbiamo chiesto più volte di parlare seriamente di un riordino e riorganizzazione di tutto il sistema. L'unica cosa che abbiamo assistito è un sovraccarico ulteriore a danno dei lavoratori, addirittura con circolari che prevedono un superamento dei limiti umani e contrattuali per il lavoro straordinario. È tutto in una struttura che è totalmente ingestita. Ogni struttura è una repubblica delle banane, non vi è nessun controllo della direzione generale su quelle che sono le dinamiche aziendali e di questo pagano solo gli utenti e i lavoratori. Abbiamo detto che ciò non è più tollerabile e da questo momento in poi vogliamo far fare un salto di qualità all'azienda ospedaliera universitaria per quanto riguarda l'assistenza che deve garantire su questo territorio. Il messaggio che va alla nuova amministrazione regionale qual è? O la richiesta, insomma? La richiesta vera è che abbiamo avuto un blocco del turnover, abbiamo avuto un blocco di risorse, tutti questi blocchi oggi non esistono più e bisogna che si faccia effettivamente un salto di qualità a partire da un aumento delle dotazioni organiche rispetto al fabbisogno assistenziale. Ora non è più tollerabile che un contenitore così importante come quello sanitario stia morendo per disidratazione, per uno smantellamento dovuto solo ed esclusivamente ad una miopia che non capisce che l'assistenza parte dagli uomini, per gli uomini, e quindi solo un adeguamento delle dotazioni organiche può far fare un salto di qualità a questo territorio. Le somiglianze di quelle che sono le necessità dei dirigenti di turno, senza tenere in alcuna considerazione quelle che sono le esigenze del comparto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è un lavoro di straordinario annuali che è in spregio a quelle che sono le norme contrattuali e fondamentalmente è in spregio a quello che è il buonsenso, che se io faccio fare straordinario a degli operatori vuol dire che non ho una dotazione organica sufficiente a garantire l'ordinario, perché questo straordinario si fa non su eccezionalità prestazionali ma si fa sull'ordinario, cioè se io voglio aprire e mantenere un reparto di chirurgia, mentre invece quei soldi si sarebbero potuti spendere per creare all'interno della rete dell'emergenza un percorso che sia finalizzato proprio a garantire nell'immediato, nella cosiddetta golden hour, la stabilizzazione del paziente per salvare la vita. Quindi abbiamo pagato oltre 2 milioni per avere 3 morti su 4 prestazioni ed è una cosa veramente scellerata, secondo me nemmeno in Bolivia accade una cosa del genere. Abbiamo il problema che addirittura nella rilevazione dei dati, come il caso della pediatria, perché abbiamo un problema veramente grosso rispetto ai trattamenti, quindi è un lavoro che ha una sua efficacia, però non viene riconosciuto perché? Perché durante l'anno, cioè è un fondo che dovrebbe essere riservato a delle eccezionalità, cioè c'è un'eccezionalità, il mare trabocca, il litorale c'è un'eccezionalità, non in ordinario. Quindi, il messaggio è chiaro, questa direzione generale non ha saputo, ne parleremo perché poi penso che faremo un'analisi anche sull'Asa Salerno, però per la prima volta abbiamo un documento dove dei lavoratori si sono scocciati di essere maltrattati, demansionamento, una dequalificazione e non vi è una adeguamento. È possibile portare un transatlantico senza comandante, ma senza la ciurma, senza chi sta ai propri posizionamenti, sicuramente il transatlantico affonderà. Un lavoro di straordinario mensili, cioè significa che gli operatori che si arrivano, di cui hanno avuto una deportazione di circa 10 persone, di cui quelle 20 che sono rimaste.